Ciao e benvenuto sul mio canale Lingue, Luoghi, Persone. Per la rubrica Sydney prova cose, potete a questo proposito vedere un video in cui ho provato un dubbio caffè frizzante un po' di tempo fa. Oggi proverò per voi questa cosa che è piombata in casa nostra e che si chiama Kit Kat. Conoscete già il Kit Kat, immagino, ma questo è un Kit Kat speciale perché viene dal Giappone e non ho idea di che cosa ci sia scritto, ma è Kit Kat al gusto di wasabi. E non so se avete provato altri tipi di Kit Kat, io ho provato una volta il Kit Kat al tè verde, molto interessante. Proviamo il Kit Kat al wasabi e siccome siamo in tema di Giappone, in casa nostra, oltre al Kit Kat al wasabi, è piombato il tè matcha. Dovreste sentire il profumo. Buonissimo. Io adoro il matcha, quindi facciamo questo connubio matcha Kit Kat al wasabi. Tanto per interessarci di problemi seri, come fanno tutti gli YouTuber. Dove si apre? Come vedete ci sono tante scritte bellissime in giapponese. Questo viene proprio dal Giappone, ce l'ha portato una nostra amica dal Giappone. Abbiamo deciso di provarlo con voi, semplicemente perché Anton non può perdersi l'impagabile faccia che io faccio quando provo qualcosa. Ma poi Anton, il wasabi che cosa sarebbe? Horseradish. Radicchio di cavallo, horseradish. Cos'è il wasabi? Veramente? È una radice. Ho capito, è una radice? Sì, una radice piccante. Non è piccante come il peperoncino, ma colpisce il naso, insomma. Sale nel naso, scende nella gola. Questo sempre per confermare la mia ignoranza, perché se non vi siete persi l'ultimo video, quello sul caffè, non mi ricordavo manco dove si trova Cosenza. Figuratevi se uno mi dice horseradish in inglese, se io mi ricordo questo in italiano, che pianta è? I have no idea. Ecco questo bellissimo, come si dice in russo, duscevni. Come si dice duscevni in italiano? Si dice così. Kit Kat con wasabi. Apriamolo. Si apre come un normale Kit Kat. Però c'è il wasabi disegnato sopra. E beh, ci sono queste scritte in giapponese che io non capisco. Purtroppo, non ancora. Quando lo aprite è verde, cioè in realtà era così anche il Kit Kat al tè verde che ho provato, perché cioè è come se fosse cioccolato bianco, forse è cioccolato bianco e ci avranno messo il wasabi, cioè, io ve lo direi se sapessi leggere in giapponese, ma qua c'è scritto in qualche altra lingua, no. Cioè, ve lo giuro ragazzi, c'è scritto soltanto in giapponese qui dietro, cioè se non sai giapponese veramente ti attacchi. Cioè, almeno quando fanno il Kit Kat in Russia, dietro c'è scritto anche in altre lingue. Vabbè, magari non in inglese, magari in kazako, Armeno. in armeno, sì. Però, cioè, vabbè, sono in Giappone. Ma mi sa che questo non è solo giapponese, sa? Forse anche cinese. No, no, questo c'è. Io non Potrebbe è. essere coreano. Non mi sembra. Cioè, considerato che comunque il giapponese non lo so, però giusto visivamente lo riconosco, a me sembra che qui ci sia scritto tutto in giapponese e basta. Nel frattempo piovono Kit Kat al wasabi dalla scatola. Se non ti lecchi le dita, godi solo a metà. Oh, mi sto rubando tutti gli slogan di tutti gli altri prodotti. Ma mi possono denunciare per questa cosa? Com'è bello fare l'oca nei video? Proviamo. Non è descrivibile con parole. Allora, la cosa positiva
non è piccante. C'è questo retrogusto di insalata. Oh, ma è buono però. Cioè c'è il retrogusto di insalata, però è buono. No, serio, voglio. Allora, ma faccio svegliare la bambina. Abbiamo fatto il patatrac. Allora, è un gusto di cioccolato bianco con dentro wafer tipo alla vaniglia, con questo retrogusto, di insalata, di no, cioè tu pigli il wasabi, toglici il piccante e ci sta sto retrogusto che è una specie di quell'insalata alle alghe, come si chiama? Super. Una specie, e questi, e poi no, ma obiettivamente mi sa proprio che questo è il retrogusto di radicchio. Ma wasabi è il radicchio? Ma che è un wasabi? Fresh, radicchio del cavallo. Con il matcha chai, perché? Ma perché nel bicchiere così? Come se fosse birra, capì? Ci beviamo il tè come se fosse birra. Racconta cosa c'è dentro. Dentro? Sì, nel matcha. Cioè, ho capito che magari in Italia il Kit Kat al wasabi non si prova, però penso che il tè matcha si trovi. Un momento. Allora, nel tè matcha... Oh, io ve lo farei vedere, perché noi abbiamo fatto il tè senza farvi vedere. Un momentino. Sto smontando la linea. Oh, ma si è gonfiato o l'hai riempito tu? Comunque, ci sono chicchi di riso tostati dentro e altre erbe che penso che sia il tè. Cioè funziona così, sì? Cioè, tu sei stato in Giappone, io no. Comunque, non la tagliare la parte in cui me lo spieghi, perché è bello che io sia così ignorante. Allora, praticamente, adesso facciamo finta che io lo sapevo già. Nel tè matcha ci sono questi chicchi di riso tostati per risparmiare sul tè originariamente, cioè allungavano il brodo con il riso, dice tanto, il riso è economico, ne teniamo che ci esce dalle orecchie, quindi mettiamo il riso nel tè, buono comunque raga, una grande invenzione, perché poi dalla povertà nascono le cose più prelibate. Come i gangheri. Io faccio questi video e mentre li faccio imparo cose nuove da lui che me le dice a me. Gamberi, cozze. Non sanno manco nuotare. La carbonara, per esempio, no? Oh! La pizza. La pizza. La carbonara, per esempio, no? Tu vai, sei uno straniero che viene in Italia e dice I would like to try the carbonara. Come se fosse. Che ne so, come se fosse il fegato d'oca. Non lo so. E invece, vedi, però, vedi mo i gamberi, le cozze, mo costano pure assai. Adesso sì. Perché mo è pure una cosa prelibata, ma pure il matcha in realtà, secondo me, cioè allungano con il riso, però mo dici che cosa ti bevi? Guarda, io vorrei un tè matcha. Perché sono cose, capì? Vabbè. Perché l'Earl Grey è troppo, cioè è buono qui, è buono qui. Un altro slogan degli anni Ottanta. Me ne posso mangiare un altro? Ma tu l'hai provato? To. Facciamo finta che... To. Lo faccio adesso? Sì, ma adesso io rifletterò da qui perché... Anton fa i video, ma ci... Non ci tiene tanto ad apparire in video, vabbè. Farò io... Oh, ha un odore di cognac, per qualche ragione.
Anton, non so se avete sentito, Anton dice che è odore di cognac. Io non l'avrei mai potuto sapere perché io non ho mai Oh, provato il come cognac, quindi. on. Oh, my God, it does taste of wasabi. Fuck. It does taste of wasabi, but without the chili. Swear to God. Ci sta ridendo pure lui. I had what was that? Green tea flavored Kit Kat, if it's strawberry flavored Kit Kat, which somehow was worse. Never would have guessed it, but it was just pretty bad. This one is hands down the weirdest thing Però, I've ever tried. cioè, come cosa esotica da provare, 10, 10. Sta ancora ridendo pure lui. No, I swear to God, it seriously does taste of wasabi, but It does taste of wasabi, yeah, but that means that wasabi without chili tastes wasabi like doesn't have salad. any chili in it. What the hell are you talking about? It's embarrassing. It doesn't have this kick. It doesn't hit your nose. But holy shit, is that weird. Wait a minute, wasabi does hit your nose. Wasabi does, this one doesn't. That's what I'm saying. It doesn't hit you up the nose. Yeah, that's what I was But saying. it's, yeah. All right, there you go. I'm saying that wasabi without chili tastes like salad. That's why I said Wasabi that doesn't have wasabi could. any chili in it. Chili hits you different. Okay, Ch hot, ch okay. chili hits your tongue, hits your Okay, lips, you're using and then chili the as a next noun. morning you pray for your Because asshole. you're That's how using it chili as a works. noun and I was using chili as an adjective, which I'm not really sure that I can do. Can I? Can I use chili as an adjective? Nope. Okay, wasabi. If it's not hot, it tastes like salad. Our baby woke up. Ragazzi, la nostra bambina si è svegliata su queste dolci note. Io vi lascio, mi raccomando, iscrivetevi al canale se volete sentire altre cose utili, interessanti o molto meno utili e molto meno interessanti. E accendete le notifiche e tutte quelle cosine lì che si fanno su Facebook. Ciao.